Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Shalom, shalom, pace, pace a tutti. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni Maria Vianney. Meditiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 15, versetti 21 a 28. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: Esaudiscila, perché ti viene dietro gridando. Egli rispose: Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Ecco, abbiamo questo episodio di questa donna cananea che Marco chiama Sirofenicia, Marco 7, 24, 30. Solo per, cioè, questa indicazione era per descrivere l'origine di questa donna, perché Siro e Sidone, oppure anche Canaan, sono i territori pagani, i paesi pagani. Dunque, per dire, la donna era pagana, ma comunque viene a chiedere a Gesù la guarigione della sua figlia. E la risposta di Gesù la conosciamo: non è stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, come per dire: tu sei una pagana, a me che mi importa, vattene in qualche modo, no? Non posso fare niente per te, perché io sono qui prima di tutto per Israele. E la donna ha chiesto l'aiuto: Signore, aiutami, aiutami, ha insistito: aiutami, aiutami. Poi Gesù ha detto: non si può dare il pane dei figli ai cagnolini, perché i cagnolini sono i pagani. La donna, replicando a Gesù, rispondendo a Gesù, disse: Certo, hai ragione, però i cagnolini mangiano anche le briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni, come per dire: anche noi pagani potremmo approfittare della grazia di Israele. Gesù ammirò la fede di questa donna e disse: Signora, grande è la tua fede. Come lo disse Gesù al centurione: non ho mai visto una fede così grande in Israele. Allora, qui, carissimi, vediamo in che modo Gesù esaudisce, diciamo, la preghiera di questa donna. Nonostante che era pagana, ma comunque la fede di quella donna ha salvato la figlia. Gesù non fa differenza delle persone. E per invitarci anche noi. Non è che perché questo è di quel paese, è di quel continente, di quel colore, di qua di là, e allora ecco, non c'è nulla in comune tra di noi, non ti posso aiutare. No, ciò che conta per Gesù Cristo è la fede. E il nostro aiuto dovrebbe avere come fondamenta, come base, l'amore di Cristo. Perché tutti siamo figli di Dio e abbiamo lo stesso amore che Dio ha messo nel nostro cuore. Allora non potremo fare più differenza per aiutare le persone. Aiutiamo quando e come possiamo senza fare differenza. Ciò che conta è l'amore che Cristo ha messo in noi e questo amore fa di noi fratelli e sorelle. E poi a Cristo non ci vuole la fede. Dovremmo chiedere allo Spirito di aumentare in noi la fede. La donna con la sua fede ha visto la figlia guarita, anche noi. Quando preghiamo, quando invochiamo Gesù Cristo, non dobbiamo dubitare. Dovremmo avere fiducia, crediamo nel Signore. Vi ricordate Matteo 7:7?
chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, e cercate, troverete. È una parola certa. Allora, rimaniamo in questa logica del Signore. Col Signore, quando si chiede, si ottiene, a una condizione: avere la fede in Lui, cioè abbandonarsi, lasciarsi andare nelle sue mani. Che Dio vi benedica, santa giornata a tutti.